Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Sive in questo nuovo video di The Space. Bene, non me ne ero accorto di qua che si poteva prendere. Oh, ma salve Medic Pack, che piacevole sorpresa. Allora, vediamo dove dobbiamo andare di qua, così almeno siamo a posto. Abbiamo già salvato e sono contento. Qui eravamo già andati, va bene, dai, abbiamo fatto un po' di cosette, abbiamo preso un po' di cose, insomma sì. Dobbiamo andare là, là siamo andati, non c'era niente. Vediamo che succede. Allora, ho preso un medic pack, così almeno siamo a posto, ok? Ah beh, aspetto che venite, veniate. Con le spalle coperte. Scusate. Così almeno vengono. C'è nessun altro? Che peccato. Ok, abbiamo preso un bel po' di cose. Vediamo se si può prendere altro. Stiamo attenti perché non è la prima volta che mi scappa qualcosa. Salve! Lei è bello bello, sa? Ma proprio carino carino, da pelo bianco bianco. Non ci stanca mai, insomma. Ok. Oh, santa miseria. È un medipack bello grosso, ci ha dato, e costa anche tanto. Costa 5.000, non mica poco. Allora, vediamo un po' se c'è qualcosa. Scusate, perché insomma, a un certo punto uno si dice, lo fa, poi lo dice. Anche qui ho lasciato qualcosa, il caso, no, vero? Qua non è che c'è qualcosa, c'è un casso. Siamo su un set. Un 8. Ok. Mi ha fatto cacare in mano! Santa miseria, non si fa così. Insomma, uno ci spinge, dopo fa e dice. Allora, cosa dobbiamo fare? Qui. Dove sei? Accidenti a te. Vai, l'ho fatto. Perfetto. Oh. E quindi? Ah. Interessante. È venuto giù tutto. Perché qui non ci sia qualcosa. Salve! Ma io mi metterei un attimo qui con le spalle coperte. E vi aspetto. Tac, 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 tac. Oh, che bella cosa. Tutti un attimo che va, che sennò questi discone non rompono i coglioni. E siamo tutti a posto. Ok, fate un bello spopolamento. Aspetti un attimo che va. Ma mi aiuti il tacco, così si fa prima, eh? E plac, e plac, plac. Oh, che belle cose. Ok, possiamo andare a prendere tutto adesso. Sta arrivando altra gente, vero? Sta arrivando altra gente, ma va via quanto l'abbiamo preso. Oh, ma è pieno di gente oggi. Mi fanno tutti i compagni. Aspetti, mi sono scordati di caricare. Ok. Scusate, mi sono proprio dimenticato. Mi sono sbadato, non so. Aspetta, qui, anche lui. Oh, vedete che c'è la cosa anche da lui. Ok, carichiamo. 67, cominciamo a trovarle. Ah, devo tornare giù? Dimmelo, insomma, sì. Devo andare qua. Quanti bei armadietti bianchi che ci sono. Ok, medipack, bello grosso cicciotto. Chi è? Scelto rotolare qualcosa, insomma, sì. Ok, andiamo pure. Sì. Dobbiamo andare là. Scusi un attimo. Di personale, ma se ho lasciato dietro qualcosa vorrei vederlo. Ok. Tutto chiuso, eh? Tutto chiuso. È scionata la campanella. C'è la ricreazione, insomma. Oh, salve. Test log. Oh, quanta bella roba da leggere. È già finita, insomma. Durata poco. Vediamo un po' se hai lasciato qualcosa in giro. Ovviamente sì. Lancia fiamme. Ovviamente sono pieno. Mi ha fatto la mia bella figura di merda. Quanto abbiamo di medi... Oh, guarda quanti medi pack abbiamo. Siamo anche pieni, che sfighe. Oh, poche munizioni del mio. Buttiamo via questo. Questo è più importante. Purtroppo. Mi dispiace buttare via le cose, ma non è colpa mia, insomma, sì. C'è altro? No, c'è altro.
Ok. Speriamo di trovare presto una tuta più imponente, insomma, con più cose. Devo andare di là, vediamo. Cazzo, mi sono cacato in mano. Ciao Nicole. Dimmi che potresti tagliarti voci ascoltandomi. Io non ti ascolterò. Hai ingannato Strauss, ma io so che non sei reale. Dici che non sono reale, ma sono qua. Sei un'allucinazione. Strauss sa come annientarti. Sa come distruggere il marchio. Noi ti distruggeremo. Davvero comodo. Distruggi il marchio e tutto il dolore cesserà. Prova a pensarci, Isaac. Non dovrei mai più ascoltare il tuo cuore. Ho trovato un modulo, avete visto? Cosa molto interessante. Opla. Salve signora, non me ne volga. Insomma, dovrei fare un attimo uno squacquaramento. Ecco qui, siamo a postolo. Io andrei via, visto che insomma, sì. Ecco qua. Jericho. Forse Jericho era anche un bel gioco. Potevo portarlo. Quasi quasi il prossimo gioco che porto. Allora, carichiamo. Usiamo lo stepuccino, insomma, sì. Ce l'abbiamo. Ho Ciao. Trovato qualcuno. Un superstite che dice di conoscerti. Isaac. Ho detto stai fermo. Ellie, datti una calmata. Si chiama Strauss. Lo conosco. Sembra fuori. Non mi fido. Sta fermo. Ellie, lui mi serve vivo. Ho bisogno di lui. Merda. Ok, Isaac. Lo guiderò a raccordo, ma se fa qualcosa di stupido, qualsiasi cosa, gli sparerò. E che donna carina, insomma, molto affabile. Ok, quindi Strong Scroll, come cazzo si chiama, scroto lì e adesso è con lei. Quindi non dovrebbe più rompere i marroni. Questo ascensore, quando ascensa, mamma mia, ascensora? Sì, ma quanto cazzo dura questo ascensore? Che cazzo. Pum, botta. È perché ha poco caricatore. Oh, salve. Che cazzarola. Ok. Vediamo un pochino. Quante munizioni ho? 68. Sono troppe. Devo assolutamente trovare il negozio, perché sennò mi prende male. Vediamo un po', era così. Salvataggio terminalo. Il terminalo è là. Il problema è, questi qui disponono. Allora, per sicurezza salviamo. Vado al terminalo, vendo un po' di roba, cioè un po', sposto un po' di roba e poi al massimo ricarico, cioè ci devo fare, insomma. Sperando che qui non ci sia un casino della miseria, allora, cerchiamo di non attirare. Ciao. Siamo qui. Forza, sbrigati. Ciao, Isaac. Già, che pessimi ricordi. Sono malapena fuggita da questa struttura CEC. Ehi, sei del CEC? Piloto mezzi pesanti, classe 4. E tu? Ingegnere. Un nerd? Cavolo. Ok. È buio. Mi troverà nell'oscurità. Zitto, è tutto ok, è solo un calo di energia. Ragazzi, va tutto bene? No. Merda. Anche il supporto vitale è andato. Brutto segno. I nostri fuggitivi, Clark e Strauss. Sapevo che prima o poi sareste arrivati alla stazione di transito. Troverete i vagoni inutilizzabili. Sei impazzito. Hai tolto energia al supporto vitale. Potrebbero esserci altri sopravvissuti. Il settore pubblico si trova in condizioni ormai irrecuperabili e non posso permettermi di fuggire. Addio, Clark. Che simpatico. E quindi mi hai aperto adesso? Oh, cazzo. Merda, Isaac, sta attento. Viene verso di te. Chi? Ce ne sono troppi. Ma dove? Salve! Sono dappertutto! Eh no, non so cosa è l'altra. Purtroppo lo facciamo così. Poi qui. Continuano ad arrivare! Ok, gli ho dato uno squacquerame da panico proprio. Ho bisogno d'aiuto! Però non è morto!
Sì, rilassate, non rompi i marroni. Te bisogna neanche d'aiuto, però insomma. Che cazzo però. Oh, Isaac, stai bene? Penso che non ce ne siano altri, per ora. Perché Tideman ha tolto l'energia? Perché ce l'ha così tanto con voi? Non so. Sai cosa ho, marchio? Sì, gli unitologisti del mio gruppo ne parlavano spesso. Perché è reale? Sì, lo è. Tideman ne ha creato uno con i codici e gli schemi nelle nostre menti. In me e Stross. La causa di quel che succede qui è proprio questo marchio. Devo raggiungerlo per distruggerlo. E Stross deve dirmi come fare. Sei un tipo strano, Isaac. Mi aiuterai? Beh, stiamo per soffocare. Devo aiutarti. Ok, senti. Ci serve energia. Senza non abbiamo né trasporto né aria. Lo sprolla delle batterie di riserva. Sì. I pannelli solari sono lassù. Ma sono rimasti inutilizzati da anni. Ok, d'accordo. Ora mi dirigo lì. Vedo se riesco ad avviarli e fornire energia alla monorotaia. Qualcuno dovrà aprire i pannelli del collettore. Posso farlo io. Prendi Stross, tienilo al sicuro. Oh, Dio, se l'ho dato. Vediamo se riesco a trovarlo velocemente. Che devo tornare indietro a fare un sacco di cose. Dai, su, apri sto coso. No, che ci vuole un casino arrivare, vero? Cos'è sto coso? Non mi devo fidare, vero? Infatti, immaginavo che non mi dovevo fidare. Quanto manca? Dai, e tutta sta roba che non posso prendere, che nervoso che mi viene. Ma questo c'era anche dell'uno, vi ricordate? E questi qua sono degli scassamarroni di prima categoria. Dovrebbe essere morto. Ok, è andata. Vediamo. No, questo è nel senso, ragazzi, perde un sacco di roba, porca troia. Dove cazzo è il bocchino per vendere? Beh, non si può una roba del genere. Santa miserica. Belli, come va con Stross? Capitolo 7. Togli l'energia. Il rumore si sente a tre isolati. Guarda che testa di cazzo, ha messo nel casino. Belli, cerca di farlo restare concentrato. Devo capire cosa sta cercando di dirmi. Ben stretti. Lo posso usare almeno questo. Dai, non me lo mette nel casino, brutto figlio di puttana. Guarda dove cazzo me l'ha messo. Testa di cazzo. Guarda, proprio stronzi, eh. Guardate che roba. Dov'è che vai? Cosa capisco io così? Ok. Quindi questo qui non è il termina. Il negozio dovevo prendere. Il negozio. E qua vabbè, dai. Allora, cominciamo a spostare via tutto quanto. Allora, di qua. Mi sposti. No, questo è quello che c'ho. Io questa la sposterei muovi. Ok, il resto vendo. Ok, e vendiamo. Adesso mi vado un attimo indietro a prendere tutto quello che devo prendere, perché c'è tanta roba. E insomma, sperando che sia un figlio di troia, speriamo che non sia quella e niente, non posso farci niente, mi ho bloccato tutto. E niente, ragazzi, ho deciso di tornare indietro all'altro negozio. Mi sono svuotato, così almeno non perdo niente, perché mi stava troppo qua, diciamo, di non di perdere tutto quanto in lutta, che è roba che costa tanti soldi. 1200 a cartuccia non era poco, quindi ho detto, ma sì, torno indietro e chi se ne frega, insomma. Ci ho messo una vita, ci ho messo una vita, però insomma va bene. Ok, adesso vi faccio, dico che vi faccio tutto il pezzo qua e ci vediamo fra poco. Ok, ci sono, ma si erano sdoppiati. Ok, va bene. Adesso posso accedere a tutto. Allora, dove devo andare qua? Quindi se io andassi, provassi a fare altro, mi risponderebbero tutti quanti. Col cazzo, t'arrangi. Questo si prende. Si spara soltanto. Ok, non penso ci sia altro da prendere. Ho preso tutte le munizioni, tutto quanto. Posso andare tranquillamente al punto che mi ha detto lei. E adesso vediamo un po' di fare qualcosa. Va là, fallo per bene, perché prima ho corso, non ho concluso un cazzo.
Ok, andiamo. Guardate che c'è anche qualcosa qui. Perfetto. Adesso abbiamo l'inventario vuoto, possiamo prendere tutto quello che vogliamo. Che bello, dai, sono contento. Mi dispiaceva, se no, dai, insomma. Tutta roba che costa tanti soldi. Eccoci qua. Quante munizioni abbiamo? Ho tolto anche la trama, tanto non mi interessava. E così troviamo solo queste munizioni qui. Prendiamo l'ascensore come prima. Ah, no, scendiamo. Qua, opla. Perfetto. Ok. E adesso cominciamo a uccidere questo. Ci mette in il cazzo, eh. Aspetta, tutto stronzo. Allora, più tutto per via. Ok, mi hai sparato un attimo tutto rotto, lo sai? Ok. Oh, non ti ho ucciso. Com'era la sta storia qui? Oh, mi sono morti tutti i poveracci. Quanto mi dispiace. Oh, ci ha droppato una bella cosa. Ed oro, perfetto. E qui c'è altra roba. Vedete, così almeno si è giocato meglio. Quanta roba abbiamo? Siamo già pieni. Però facciamo così, siamo a posto. Così ho usato due medikit. Perché mi hai usato quelli grossi? Sei uno stronzo, devi usare quelli piccoli. È diverso dall'uno, non c'è niente da fare. Tocca scegliere te quale usare. Va bene, dai, andiamo. E almeno così abbiamo preso tutto, se no. Come va con Stross? Dobbiamo strisciare nella macchina oscura. Togli l'energia. Il rumore si sente a tre isolati di distanza. Rivelerà la mia posizione. Ellie, cerca di farlo restare concentrato. Sì. Devo capire cosa sta cercando di dirmi. Ok, qui non c'è un cazzo, quindi possiamo andare. Che bello, adesso possiamo prendere tutto. Negozio qua, ma c'è. Cioè. Chi è? Oh, cazzo, m'hai fatto cacconare in mano. Non mi sputacchiare, che dopo vado piano, porca miserica. Adesso andiamo piano, vabbè, è andata così. Ci dovete fare, insomma, sì. L'importante è che abbiamo uccisi, non siamo quasi più danneggiati. Ok, questo. Oh, guardate. Ah, questi non si possono più. Vabbè, pazienza. Qui devo andare qua. Allora, aspetta, andiamo indietro, va. Vediamo se ci può prendere qualcosa. C'è il terminalo. E ci facciamo una bella cosa. Il negozio che abbiamo. Vogliamo subito la roba, per carità di Dio. Allora, questo qui vendiamo, sì. Questo qui vendiamo, sì. Questo qui vendiamo, sì. Questo qui vediamo, sì. Così almeno abbiamo un po' più di spazio. E abbiamo tanti medikit, che sarebbe bello. Che, sarebbe bello. Sarebbe bello. Punto. Allora, prendiamo un altro. Roba non ce n'è. Purtroppo. 2000, 5000. Adesso vediamo come fare. E andiamo avanti. Allora, andiamo dove è detto lui. Intanto salviamo, per carità di Dio. Vai. Perfetto. Qui non c'è niente, vero? No, solo un omide. Voglio vedere, potenzialmente, visto che ne abbiamo tanti, di usarli, perché insomma sì, e sarebbe anche ora. Seleziona un oggetto e premi Y per rimuovere tutti i nodi installati e poterli riutilizzare. Oh, che cosa interessante! Quindi, se nel caso io cambiassi arma, potrei togliere tutti quanti i nodi che ho messo qua. È interessante. Allora, questo è danno, questo è vuoto, questo è... Cos'è? Fa prendere fuoco ai bersagli che vengono colpiti. Oh, questo sì che è interessante. Ricarica e velocità. Speciale ce n'è uno, ce ne sono due di speciale. Dove cazzo l'ho visto io? Gli ho perso uno speciale, non lo vedo. Qui dice che ne ho già due. Ok, velocità, manca una ricarica e due velocità. Velocità mi interessa. E ricarica mi interessa, ok. Dopo questo manca solo una velocità che non mi va di spenderne due. E quindi per adesso lo lascio qua. Poi questo ci mettiamo un'aria che può servire. Tre. Questo è, che danno è? Ci vuole un danno a imparare che non faccio mai. Stai pensando che qui arrivarci sarà proprio dura. Quindi per adesso facciamo così. Durata. Mi interessa, grazie. Energia, beh, dai, non è andata male. Secondo me siamo andati a un buon punto. Quindi andiamo avanti. Scusate se ho perso un po' di tempo, ma dovevo assolutamente farlo.
e andiamo a risalvo, per carità di Dio, che così almeno si spostano. Facciamo un altro minutino e poi ci salutiamo. Dai, cioè così. Eccoci qua. Vediamo se questo mi dà qualcosa. Beh, mi ha risposto col cazzo e anche questo mi ha risposto col cazzo. Apertura. Vediamo un pochino se ci dicono qualcosa i nostri amici. Capsula d'attracco è scollegata dai binari magnetici. Ah. È stata aperta una segnalazione tecnica. Ah, fa piacere, insomma, sì. Ellie, c'è un problema. Sembra che la capsula d'attracco per raggiungere il pannello solare stia fluttuando incontrollata in fondo al tunnel. Non mi dire. Non preoccuparti, posso risolverla. Esco a dare un'occhiata. Meno male. Mi spaventavo, insomma, se no. Vabbè, ragazzi, ci possiamo fermare qui. Questo video è tutto. Vi do come al solito, lasciate un like, un commento, se vi piace, fammi sapere cosa ne pensate. Per adesso vi do solo la Shiva. Ciao ciao.